chilometro della 17esima tappa Tatar-Bappo, l'ultima tappa pirenaica con il Tourmalet Lobisque. Sul Tourmalet attacchi e contrattacchi, poi oltre Lobisque con un Rominger sempre scattante, sempre alla ricerca di aumentare il proprio vantaggio nella classifica del Gran Premio della Montagna. A 66 chilometri dalla conclusione è nato questo attacco con Ghirotto, con Chiappucci e con Unzaga, un attacco che ha rischiato di naufragare quando il gruppo ha iniziato un inseguimento alla grande. Ormai siamo in vista dello sprint finale con Ghirotto che si volta, con Chiappucci in posizione ideale, come ha detto Stefano Allocchio, Unzaga è in testa, siamo ai 400 metri, nessuno lancia lo sprint, Unzaga è in testa, auguriamoci che non approfitti da questa fase di attesa di Unzaga che scatta Unzaga ai 300 metri, Unzaga ancora al comando, tarda il recupero di Ghirotto, ma ecco che Ghirotto riesce a passare, Ghirotto sulla sinistra, Unzaga ancora, Chiappucci, primo Chiappucci, secondo Ghirotto, terzo Unzaga.